Cari fratelli e sorelle, in questo terzo giorno della novena, ecco, affrontiamo questo, ecco, terzo mistero della gioia che è la nascita di Gesù. In questo mistero noi troviamo veramente la grande fede di Maria. E infatti andiamo alla sua scuola per imparare e vivere anche noi la nostra fede in Gesù Cristo. E notate una prima cosa fondamentale, che è quella del censimento. Il censimento in realtà è qualcosa che ai nostri occhi umani ci sembra qualcosa che è sbagliato. Perché l'imperatore, facendo questa cosa, ecco, vuole dire: io ho il potere su tutte le cose. Che cosa succede molte volte nella nostra vita? Che noi affrontiamo delle cose che ai nostri occhi sembrano delle ingiustizie, sembrano cose sbagliate. La fede inizia proprio così. La fede non inizia portandoti dove tu, ecco, puoi trovarti in comodità. La fede non fa così. La fede inizia sempre portandoti in un luogo dove tu non vuoi andare, dove per te è sbagliato. Questo è qualcosa che per noi è difficile da capire, però la fede inizia così. Maria è incinta e addirittura deve andare in un luogo che appartiene naturalmente a Giuseppe, perché lui fa parte della casa di Davide, ecco, per questo censimento umanamente sbagliato. Ma quando tu obbedisci alla storia, tu incontri Dio, che sembra sbagliato, ma in realtà Dio ti sta portando dove vuole Lui. Quando loro arrivano, che cosa succede? Dice il vecchio testo, quello che abbiamo letto stasera, che i loro due, Giuseppe e Maria, non trovano spazio nell'albergo. E fin qui uno che ascolta non gli sembra una cosa strana, perché come può nascere il figlio di Dio in un luogo come un albergo, un luogo promiscuo, dove c'è gente di tutte le tipologie? E per noi questo non è faticoso da accettare. Ma la nuova traduzione non dice più albergo, dice alloggio. E allora qui io vi devo dire una cosa che sembra difficile da accettare. Che cos'è il censimento? Sapete cosa serviva il censimento? Serviva a far ripartire l'economia rurale. Cioè, l'imperatore cosa faceva? Mandava un censore in un luogo. Se vedeva che in quel territorio non c'era nessuno ed era incoltivato, sapete cosa faceva? Prendeva quel terreno e lo dava un altro. Per questo Giuseppe deve partire, perché? Perché il censore lo trovi lì, altrimenti quel territorio lo deve dare un altro. E qui casca l'asino. Quando Maria e Giuseppe arrivano là, che cosa succede? Che i parenti di Giuseppe, che cosa gli dicono? Non c'è spazio per te. E allora che cosa significa là? Che se tu non prendi la tua casa, non prendi neanche il territorio. La fede inizia con un rifiuto, non qualcosa che riguarda te in modo facile. Quando noi ci troviamo soprattutto davanti a una parentela che ti rifiuta, non bisogna sconfortarsi, perché la fede inizia proprio lì. Quando tu non abbandoni Dio e i tuoi non ti capiscono, i tuoi non ti accettano, ma tu rimani fedele a Dio, lì inizia la fede. Perché la fede, se non costa, non è fede. Capite qual è la differenza tra l'albergo e l'alloggio? Lì vengono rifiutati da chi li dovrebbe accogliere, però loro non si fermano, vanno comunque avanti perché Dio è con loro. La fede inizia così. E chiudo in questo modo. Gesù nasce in questa grotta. Cosa fa Maria? Pur essendo poveri, Maria ha le fasce per poter stringere Gesù. Le cose di Dio le dobbiamo stringere a noi,
non le possiamo abbandonare, perché la fede è come l'amore, se non la tieni vicino rischi di perderla. Allora questa sera chiediamo veramente con l'intercessione di Maria di accogliere la vera fede. Sia lodato Gesù Cristo.